sotto TSO, fino a quando non si può fare la cura e non si inquadra meglio la situazione. Io logicamente ringrazio le persone che cercano di fare del bene e riescono anche con i mezzi e con le cose a fare bene il bene. Io sto cercando di fare bene il bene. Vedi che in questa situazione è difficile. Io resto sospettoso sull'ambiguità di certe situazioni. Per me gli è stato indotto questa cosa, ripeto, non perché voglio andare contro la dottoressa. La dottoressa dice l'opposto, può essere che mi sbaglio io, ma è lecito sbagliarsi in una cosa del genere, non sarebbe nella prima né nell'ultima ad essere stato avvelenato e cose. Faranno l'esame tossicologico, ma comunque. Bisogna, non so quanto possa servire a distanza di tutto questo tempo, però riportarla, cercare di riportarla a una coscienza migliore è una cosa migliore. Non so neanche se hanno i mezzi per poter vedere a distanza, so, il capello, il DNA per vedere queste cose qua. Se è stata, io però gli dicevo di evitare bicchierini, di bere, di fare. Forse è un mio dubbio per questione di esperienze di altre persone o personali. Sono miei pensieri, mie situazioni. Però intanto la situazione è questa. La situazione è questa, quindi intanto si deve fare il TSO e poi vedere questa bipolarità e scavare per come possono all'interno di questa situazione qui. Vado. A dopo. Ricordatevi che ho perso la pazienza, ma non l'ho persa. Non l'ho persa. Perché gli dicevo, non mi fare perdere la pazienza, non mi fare perdere la pazienza, ma non l'ho persa la pazienza. È stata lei a perdere la pazienza. Un pochettino sì, perché non era gestibile la cosa. Non era più gestibile. Poteva dire e fare la qualunque. Quindi non sono io che ho perso la pazienza, un po' sì, tanticchia sì. Se io avessi avuto la magia, avrei evitato questo, logicamente, ma no. Non ho questo tipo di magia. Ora glieli porta mio padre, e mio padre e mia madre la vogliono fare scasare in Bulgaria, vogliono che se ne ritorni. Io vorrei tanto che ritornasse quella persona che era circa con le palle, come penso che anch'io ero uno con le palle, cioè con gli attributi. E vorrei anche che fosse con i contributi, come io e come altra gente, comunque con i crediti giusti. Però non lo so se si è fatta depallizzare, deattributizzare, cioè si è fatta levare, oppure se è capitato. Era intrinseco nella mente, cioè, se non avessimo ste ghiandole, tutte queste cose qua, non avremmo la reazione a certe situazioni di cibo, di gusto, di sostanze, di vita, di emozioni e di cose. Quindi possono essere tanti. I punti di contatto possono partire dall'interno e possono partire dall'esterno, a mio parere. È difficile, scaviamo nella verità senza neanche dover scavare troppo perché si deve pensare all'attimo, ad ora. Difficile la verità, tirare fuori la parte migliore della realtà. Ed è facile anche sbagliare. Pensieri, sbagliare proporzioni, considerazioni in questo marasma, in questa confusione. Perdere anche l'equilibrio e la considerazione delle cose, molto, molto difficile. Si dovrebbe fare a livello clinico, distaccato, ma come fai emotivamente? Io non posso. Gli è stata fatta qualcosa, più di una cosa, come è stata fatta a me e a tanta gente, però bisogna vedere di che cosa si tratta. Non si può pensare a questo senza tirare fuori poi la cura e sistemare intanto la situazione.
tutti e due gli aspetti sono, fa parte anche della polarizzazione delle cose. Comunque non mi dilungo nelle mie considerazioni, andiamo avanti. Che se no mio padre perde la pazienza e mi lascia anche lui in 13. New Lady, andiamo. Ho parlato più di un'ora con questa dottoressa, anche esponendomi, ma non mi interessa. Tanto so chi sono io e la mia coscienza e quello che ho fatto. Purtroppo gli altri possono non saperlo e cambiare opinione, ma non importa perché io cercherò di. Spero che questa persona abbia capito, sia abbastanza intelligente da capire e professionale. Capitano, chi sì, chi no, avere il tempo e le cose. Io resto dell'opinione che qualcosa, perché tante cose sono state fatte, già in mezzo a un casino di situazioni, quindi bastava un pochettino, però pure è venuta a galla questo lato della psiche e non è indotto. Non lo so, andiamo avanti. Guardando un po' attorno ovunque, il da farsi. Ho resistito quanto ho potuto resistere e continuerò a resistere nel bene, contro il male. Così da eliminare il bene e il male e vivere quello che c'è da vivere. L'attimo, le giornate, le cose. Sempre discernendo. L'esperienza. Loro avranno anche dei motivi per scegliere delle cose mediche rispetto a perdersi in altri discorsi che non possono forse seguire. Non lo so, lo capisco anche questo. Io provo una pena, ora cerco di riprendermi un po', io provo una pena per Zani. Che è enorme. Però lei non provava pena per me, capito? Era completamente per i sacrifici, per quello che io gli riconosco dei valori enormi. È una persona, c'è gente che gli va contro. Io conosco che ha dei difetti, ma conosco che ha dei valori enormi che lei riconosceva in me. Ora io gli sono completamente cambiato nella testa. E quello che è strano è questo. Che lei non prova per me, ha cancellato tutti i valori che mi vedeva, che io vedo in lei, non certo in questa condizione. Rimango sempre della mia idea che certe situazioni sono indotte, perché ho conosciuto delle persone a cui hanno causato queste cose, poi vattene a pesca chi gliel'ha causato e che cosa è successo, e anzi ci vanno di mezzo poi. Innocenti come la vittima che diventa carnefice. Una delle vittime diventa carnefice. Comunque, sono perfettamente a conoscenza che certe cose possono venire fuori senza che nessuno faccia del male, gli abbia fatto del male, ma non penso che sia così. Magari del male, però non sappiamo bene di che male si tratta che gli hanno fatto. Io non penso che queste cose siano. Secondo me c'è sempre un'induzione, c'è sempre una causa effetto, da non confondere con le cause effetto, altri tipi di cause effetto, di considerazione delle cause effetto. Porca puttana, guarda che confusione che c'è, che città di merda proprio. Quindi io del resto del mio parere, che sono sfregi, che sono cose così, però il mio parere poco conta perché bisogna vedere cosa riescono loro a realizzare. Cioè poco conta, conta relativamente. Allora, di qua. Dice, non si esclude che qualcuno gli abbia somministrato qualcosa, ma tante volte il male dipende cosa, possono essere anche farmaci pesanti. Possono essere droghe, possono essere, può non essere né farmaco né droghe, ed essere della cattiveria, delle situazioni della vita,
Possono essere degli squilibri delle ghiandole, certo, questo lo so, però l'esperienza, quello che è successo è importante, però è relativamente importante perché bisogna vedere poi cosa si sceglie, come hanno scelto di affrontare queste cose qui. Mi ha telefonato mio padre, dice che già sta prendendo queste cose qua, ora ci arrivo io qua alla Auchan, qua sono nel traffico siracusano, ora non posso neanche scherzare, talmente tanto sono... Volevo dire questo, cioè io perché insisto sul... lo vedranno nell'esame tossicologico, se hanno un esame tossicologico, perché? Perché tornava che era... Io non mi funziona la luce. Perché tornava che era alterata, che aveva le pupille dilatate, con la voce così e che era anche... che gli avevano dato bicchierini, mi parlava di bicchierini, cose. Che vi devo dire. Loro hanno il loro modo di fare. Trovo assurdo che io gli voglio ancora tutto quello che mi ha fatto un bene dell'anima e lei non vuole più bene a me, come se fosse mia la colpa di quello che ha, di tutto, dello sfruttamento, del lavoro, delle situazioni, delle bugie, questa è una cosa gravissima, una cosa che non mi riesco a spiegare. Questo purtroppo perché si fidano delle persone sbagliate, quindi poi prendono quella piega, dice ma è malata ora, cioè che cavolo stai ragionando? Per quanto può essere malata. Dipende quanto sei fuori di testa. Lei è tanto perché non si rende conto neanche con le altre persone della misura. Anch'io posso sbagliare, essere seccato, quando ho fatto qualcosa e non riesco a individuare di chi è la colpa. Magari di una persona è poca, di una persona è di più, una persona è stata abbindolata, una persona ha la colpa proprio principale, originale. E vai a discernere, a capire le cose. Io se non sono sicuro nelle cose dico forse, ma quando sono sicuro vuol dire che è passato del tempo, che ho delle prove. Lei ha preso lo scivolo su tutto e non lo so se... che cosa pensa di me, secondo me non ho idea, non sono neanche pensieri. Non ho sti poteri, neanche... Se gli avessi detto che, non lo so, non è tuo figlio, non è tuo, cioè, io non penso che sia nulla di quello che posso avere fatto io. Assolutamente. E allora, chi l'ha sfruttata, chi l'ha lasciata per strada, chi l'ha sfruttata per anni, gli dava quattro spicci, allora chi l'ha toccata, chi l'ha spinta, chi l'ha spintonata, che cosa è? Cioè, assurdo. Allora quelli li avrebbero dovuto causare chissà che cosa. Cioè l'effetto è questo, ma la causa deve essere enorme, non può essere io se ne sono sicuro al 100% che non c'entro niente. Anzi, se non è finita malissimo, è perché ci sono io. Purtroppo non ho la magia per poter sistemare le cose, non penso di averla comunque, né per guastare così tanto né per poter sistemare. Anzi, lei mi avrebbe potuto distruggere perché con altre si è messa a flirtare con altre persone, cioè io da siciliano, le gelosie, le cose, sarei potuto uscire pazzo io. Cioè io non ho evitato di, anche se poteva avere delle pretendenti, di fargli uno sfregio ulteriore del genere. Comunque per necessità non gliel'avrei fatto se avessi sbagliato con una cosa.
cosa avessi fatto una cosa del genere, sbagliato, non sbagliato, non gliel'avrei fatto facendogli uno sfregio per cattiveria, sarei cercato di essere lei proprio, ma guarda, a me mi vogliono tutti, a te non ti ama nessuno, ora ti tradisco, ora ti faccio, cioè per me l'ultimo problema era quello, il problema era che era proprio fuori di testa, che finiva alla, ora non vorrei nominare questi casi televisivi, alla Elena Ceste, alla, che moriva, la ammazzavano, mi ammazzavano, ci ammazzavamo qualcuno, insomma, arrestare, ammazzare. Lei l'ha voluto, questa situazione, pur non volendola. Non lo so se si fidava di me, se no, se era una questione di squilibrio ghiandolare. Io invece sono dell'idea che, perché rimango di quest'idea anche se fanno l'esame tossicologico, perché non lo faccio io, i mezzi sono quelli che sono, però devo affidarmi al medico, come poi succede, è successo con Baby, con i cani, con me stesso uno sceglie. Non lo so se in un altro stato più grosso, più civile, che ne so, in Olanda dove conoscono queste droghe, queste cose. Se avrebbero detto, guarda, gli hanno messo dei funghi allucinogeni, gli hanno messo dell'SD, gli hanno messo questo farmaco potente, gli hanno dato delle piccole tanto tempo fa, ecco, non lo so, non ne ho idea. A me è sembrata una cosa del genere, perché i bicchierini, le cose, ma può essere che mi sbaglio, io non voglio dire questo, l'ho sempre detto. Capisco anche che le ghiandole si possono squilibrare anche per altri motivi. Però il bene, l'affetto, praticamente tutto è andato. Il mio no. Dice, non, sta attento, pensa a te, non credo che poi ci rimani tu, questa non vuole tornare più con te dopo tutto, ti continui a fare del male. So io come pensare in me, poi non potrei ritornare indietro, quello magari poi si pensa, si ripenso ora al male peggiore, senza poter praticare quei pochi sentieri ancora rimasti a disposizione, poi me ne pentirei, quindi intanto fino alla fine cerco, così come ho fatto con mia figlia. Ah, che ho contattato, ecco, mia figlia, ma gli ho detto di Zanni, di cose, mia figlia mi ha richiamato, ti chiamo fra un pochettino, papà. L'ho detto già, gli ho pagato la pizza, le cose. A mia figlia gli hanno distrutto la macchina, la prima macchina, ora ne ho una seconda, la prima macchina, quella di sua madre, dice che erano posteggiate tutte in fila con delle altre macchine, è arrivato uno, e le ha scassate tutte, non so se questo. Dice, cosa pensi tu? Non lo so, posso pensare anche che qualcuno che ci vuole fare del male, cioè, mi è capitato della gente che ci ha fatto del male, c'è la mafia, c'è il terrorismo, ci sono i delinquenti, ci sono i bulli, ci sono i bulli buoni, i più buoni, ci sono quelli più cattivi, ci sono gli scemi che non sono veri, che non sono né bulli né delinquenti né cattivi, che fanno delle, ti cambiano cose, ci sono le persone andate fuori di testa. Comunque, le hanno preso le macchine posteggiate, meno male che non c'era dentro mia figlia. Se no, cosa facevi? Non lo so, magari se ero lì, ubidiavo e ci tiravo un collo, oppure rimanevo così scioccato e comprensivo, come quello che mi è venuto dappresso, che mi voleva ammazzare con la macchina. Questo glielo posso raccontare alla dottoressa, o anche quello è un fatto che non si sa, che non importa, ma che cazzo, insomma. Per questo bisogna che queste cose, stare attenti, divertiti, lo dicevo sempre ai miei figli, lo dicevo anche lei, lavoro, divertiti e stai attento, l'attenzione, discernere sempre in continuazione, cercare di capire il bene e il male, perché è dappertutto, solo così si può eliminare, si può vivere l'attimo in maniera più tranquilla, quando l'automatismo della tua mente, certo non può essere sempre così, quando, perché ci sono cause esterne, ci sono tante situazioni. Ma almeno cercare, non dico la perfezione, ma cercare
dei momenti in cui non si pensa al bene e al male perché è tutto a posto. Sei a posto con la coscienza e vivi l'attimo, quel momento in cui stai vivendo. So, ti stai facendo una passeggiata con i cani, stai facendo colazione, stai mangiando una cosa, stai cantando, facendo musica, lavorando, facendo un'attività, una cosa in cui il bene e il male già sono stati divisi, discerni in automatico, non hai bisogno di uno sforzo eccessivo, non c'è niente di così impattante, così invasivo. Quello è una cosa, un pensiero di tutti, quello che chiamano stare tranquilli, stare sempre col campanellino di allarme, ma non troppo prepotente, non troppo allarmante. Quello che auguro, diciamo un po' a me stesso, agli altri, alle persone a cui voglio bene, e un po' a tutti, così stiamo tutti un po' meglio. Parlando in siciliano su un mensu motto, ma mensu mio. Hello peoples, sono arrivato qua alla Ushan. Questa sua cognata doveva venire qua, l'ammazzo, a me non me ne frega niente della galera, a me io una cosa del genere non l'ho mai detta per futili motivi, cioè quando mi hanno toccato i figli, quando hanno detto il falso su di me sul lavoro, quando e allora ho detto delle parole pesanti, ma sempre con una motivazione supportata da un ma, da un se, da un forse, quando sono stato aggredito, quando sono stato. Cioè, non parlo così di ammazzare, uccidere, difendermi in maniera così, con leggerezza, sono parole pesanti, vuol dire che è successo qualcosa di grave. Chi ne parla così non mi fai cantare, ti ammazzo, non mi fai. Ha parlato male di mio fratello, ti ammazzo. Uno dovrebbe dire ti ammazzo a chi ha cercato di ammazzarti, per dire, allora parla, qualcosa, cioè è pari, diciamo, circa pari la cosa. Vediamo, la metto qua. Metto il coso. Non trovo il posto della macchina, ferma. Shh, cali, vedi che ti ammazzo. Non trovo il posto della macchina, li ammazzo. Mi graffiano la macchina, li uccido. No, non per questo. Potrei dire queste cose, figuriamoci farle. Peraltro le posso dire, poi farle è un altro. Se ti stanno ammazzando, ti levano la vita, ti levano i figli, ti sfregiano. Ti sfregiano in maniera proprio vitale. Allora lo puoi dire, cazzo. Poi farlo è un altro conto. Guarda poi come sono combinate, col rossetto che lei non ne usava, tutto sbavato. Ecco perché è sbavato il rossetto, perché aveva la mascherina, che cazzo. E gli hai preso? A posto, diamo il pigiama, no, no, quello là. Il pigiama, le cose, le mutandine, le calze. Così. Mi sento meglio. Mi hanno preso queste cose con mio padre, questo è mio padre. Io gli ho detto anche alla dottoressa che quando era venuta Zani a casa, l'anno scorso, la prima crisi, era dura come la pietra, sembra che aveva preso delle cose di culturismo, le gambe, la forza, tutte queste cose qui. Che devo dire? Che vi devo dire? Vediamo le ciabatte. Babbo, vabbè. Hello peoples, al prossimo video.
dura, dura nel sedere, le gambe, sembrava pietra, ormoni. Boh, magari mi sbaglio io. Cercando le ciabatte. Allora, abbiamo fatto, ora mio padre gliele porta perché io dovrei salire, fare con i cani, dovrei lasciare. E niente, altri 100 euro. Abbiamo comprato un po' di cani. Che non è quello il problema, però quanto vale la vita umana altro che 100 euro, anche se c'è gente, tra me compreso, che abbiamo lavorato giorni, mesi per rancucchiare 100 euro. Anche più di 10 ore al giorno, 24 ore per avere 10 ore, 12 ore, 20 ore per avere pochi euro in tasca, col lavoro fisico, mentale e con tutti i titoli di studio. Non siamo né i primi né gli ultimi. Cosa assurda. Perché? Ora ve lo faccio vedere più avanti. Perché questa ambiguità? Perché pensi male? Perché penso male? Niente. Così. Perché ho delle manie di pattume. Ho delle manie di pattume. Ho dimenticato a dire alla dottoressa, oltre allo sguardo, che aveva Zani così, con quest'occhio era più a mandorla del solito, oltre alle pupille bombate, dilatate, e poi che era di giorno, eravamo là per strada, aveva gli occhi così, un po' dilatati. A casa aveva, poi da che era dilatata erano spillate ed era tutta rilassata, cioè non lo so, poi loro lo sanno, quindi per me questo mi è sembrato droghe pesanti. Si strofinava anche, era tutta una specie di sensualità che però poi mi veniva ad aggredire. Sì, si strofinava il piede, la gamba, lei andava a salutare il cane, a dare i bacetti al cane, si è strofinata nella gamba e mi ha guardato tutta. Sembrava una gatta, cioè che non c'era motivo, prima mi stava ammazzando, prima mi stava ammazzando. I colori, le cose, oltre a sta durezza fisica, proprio la carne era dura, che sembrava ormoni, io devo dire la verità. Vabbè, dici perché? Perché così, questa è la zona industriale, qua siamo alla zona industriale. Velilli, Priolo, come piove qua, piove là, come ci sono dottori qua, ci sono dottori là, gnamme gnamme. Comunque, per quello che ne so io, questa, la maggior parte di questi, perché mi è capitato anche con amici a Bologna, come si chiamava quella? Con il fidanzato dell'amica di Maria Michela, di Lina, Lia, di Lia. Come si chiamava? Uno, quel ragazzo di Palermo che se n'è andato fuori testa, aveva la bipolarità. Senza bisogno di fare bocche e cose così. E segnare. Poi Zani era attento a tutto. Con un'altra amica mia, qua di sé, con tanta gente, ora forse anche con Mirko. Forse ci hanno provato anche con me le cose, però queste cose sono tante volte
per la mia esperienza, ve lo ripeto, non ho voluto insistere con la dottoressa che ha la sua esperienza, il suo modo di vedere le cose, poi forse mi dirà anche peggio di quello che sto dicendo io, non lo so. Ma speriamo che la situazione si risolva. L'importante è che si risolve la situazione, poi stare attento. E queste cose vengono, anche la bipolarità viene per l'abuso di certe sostanze. Che ne so io. Anche senza, in questo caso Zani sarebbe un abuso involontario perché non usa queste cose, nessuna di queste cose. L'alcol, la bottiglia è stata nel frigorifero 3 giorni. Sì, poi se l'è bevuto un bel bicchierone a Capodanno, anche 2 giorni prima, però è stata lì, ferma, aperta, non è che non fuma, fuma sigarette e caffè.